Parma è un piccolo gioiello che finalmente si sta aprendo all'arte contemporanea. Nel 2020 sarà capitale italiana della cultura e questo sta creando molto fermento e molte aspettative nei cittadini. Il progetto allestitivo della mostra di Giuseppe Ragazzini nasce dall'idea di voler creare un mondo che parta dalle opere dell'artista e poi sia in grado di avvolgere il visitatore e lo spettatore. Quindi la galleria è composta da due spazi, una sala che è appunto l'ingresso e invece una seconda sala che è un po' più intima. E l'ingresso abbiamo voluto farlo molto suggestivo, nel senso abbiamo voluto ricreare una sorta di scena sull'autobus dove hai questi 16 personaggi grotteschi, tipici poi del lavoro di Ragazzini, che guardano lo spettatore forse con le stesse aspettative con cui lo spettatore dovrebbe guardare la mostra, e poi si entra nella seconda sala invece dove sono in mostra opere che descrivono il processo creativo che sta dietro ogni pezzo. Sono molto contento di presentare al pubblico questa mia mostra personale, che raccoglie forse per la prima volta in maniera organica i diversi linguaggi e le diverse tecniche utilizzate nel mio lavoro, dall'arte pittorica al collage digitale, fino a, diciamo, delle incursioni nella scultura, se così possiamo definirla. Nella mostra ci saranno, oltre a dei grandi collage digitali che fanno parte della mia serie Misteriosa Routine sul quotidiano, diciamo, delle città e sull'aberrazione quotidiana, una serie di esperimenti che definirei appunto grotteschi, di creature, di tarocchi, di presenze, diciamo, inquietanti che fanno parte del mio immaginario. In particolare due presenze nuove, diciamo, per me, che sono un manichino in scala 1:1 completamente ricoperto di carta stropicciata, che ho utilizzato anche di derivazione scenografica, e una grande faccia appesa attraverso dei fili di ferro su diversi livelli, continuamente in movimento, continuamente mutevole e cangiante, per poi finire, diciamo, con la proiezione del bacio, che è un mio video in realtà realizzato tanti anni fa e che ho restaurato per l'occasione e che per la prima volta si potrà vedere in alta definizione.